Ciao, io sono Chiara e benvenuti sul mio canale. Oggi vediamo come realizzare questo bellissimo e super versatile punto che ho chiamato punto combo granny, perché è proprio la combinazione del punto granny con le maglie alte. E ovviamente con questo bellissimo punto realizzeremo diversi progetti. Per prima cosa memorizziamo subito che questo punto è multiplo di 3 più 1, quindi per questo piccolo campione andiamo ad avviare un totale di 22 catenelle, quindi 21 il multiplo di 3 più 1, 22. Vi ricordo che sul mio sito vi lascio il link sotto al video, trovate tutte le indicazioni scritte. Fatte le nostre 22 catenelle, adesso nella quarta catenella a partire dall'uncinetto lavoriamo una maglia alta. E quindi continuiamo a lavorare una maglia alta in ciascuna catenella, fino alla fine ovviamente della riga. Fatto questo primo giro di maglie alte, andiamo a fare altri due giri di maglie alte. Naturalmente la prima maglia alta la sostituiamo con 3 catenelle, quindi queste 3 catenelle sono questa, corrispondono a questa prima maglia alta. Dopodiché vado a lavorare una maglia alta in ciascun punto. E ovviamente continuo a lavorare una maglia alta in ciascun punto fino alla fine. Arrivati alla fine, ricordatevi che l'ultimo punto, dovete lavorare nella terza catenella. Quindi attenzione che dovete considerare la terza catenella come ultimo punto. E adesso vado a fare un ultimo giro di maglie alte, esattamente come ho fatto prima. Quindi 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta e poi vado a lavorare una maglia alta in ciascun punto fino alla fine. Naturalmente ricordatevi di lavorare anche l'ultima maglia nella terza catenella del giro precedente e si conclude qui la parte 1 del nostro punto combo e adesso passiamo alla parte 2 che è il punto granny. Quindi innanzitutto come sempre 3 catenelle che corrispondono alla nostra prima maglia alta e giro il lavoro. A questo punto salto la maglia successiva, entro in quella dopo e lavoro un gruppetto. Un gruppetto significa lavorare 3 maglie alte tutte nello stesso punto. Quindi ogni volta che mi sentite dire gruppetto, intendo 3 maglie alte tutte nello stesso punto, nella stessa maglia. Adesso le maglie da saltare da adesso in poi sono 2, quindi salto le due maglie successive, entro nella terza e lavoro un altro gruppetto. Di nuovo salto le due maglie successive, entro nella terza, quindi 1 e 2 le salto, entro nella terza e lavoro un altro gruppetto, ovvero 3 maglie alte tutte nello stesso punto. Saltiamo 2 maglie, nella terza di nuovo un gruppetto. Quindi proseguiamo così naturalmente fino alla fine di questo giro. Arrivati alla fine, abbiamo qui, vedete già il motivo granny che si sta sviluppando. Se avete lavorato correttamente, dovreste arrivare ad avere 2 punti. Uno lo saltiamo e sempre nella terza catenella lavoro l'ultima maglia alta di questo giro.
Da questo momento in poi sarà ancora più facile perché andremo a lavorare negli spazi. Quindi, per questo secondo giro del motivo Granny, andiamo sempre ad avviare le nostre 3 catenelle che corrispondono alla nostra prima maglia alta e andiamo a lavorare un'altra maglia alta in questo spazio, vedete qui, tra la maglia alta, diciamo finale e il gruppetto. Quindi in questo spazio faccio un'altra maglia alta. Da questo momento in poi dobbiamo lavorare tra i gruppetti, quindi in questo spazio qui, in ciascuno di questi spazi qui tra i gruppetti, andiamo a lavorare un altro gruppetto. Quindi il gruppetto, ricordiamo, formato sempre da 3 maglie alte. A questo punto andiamo direttamente nello spazio successivo dove lavoreremo un altro gruppetto. Attenzione importante, non stiamo facendo nessun tipo di catenella di raccordo, quindi andate direttamente a lavorare tra gli spazi un gruppetto, ovvero 3 maglie alte. Di nuovo nel prossimo spazio altre 3 maglie alte e così via fino alla fine. Arrivati alla fine, lavoro una maglia alta in questo spazio tra l'ultima maglia alta e l'ultimo gruppetto e una maglia alta nella terza catenella. Il motivo Granny si svilupperà su 5 giri, quindi adesso andiamo a ripetere in sostanza il primo giro, quello che sul sito troverete chiamato come motivo Granny C. Quindi per prima cosa 3 catenelle, giro il lavoro e subito nello spazio che c'è tra le 2 maglie alte e il primo gruppetto lavoro un gruppetto da 3 maglie alte. Dopodiché mi comporto esattamente come ho fatto prima, quindi vado a lavorare un gruppetto in ciascuno di questi spazi tra i gruppetti, quindi gruppetto ovviamente sempre le nostre 3 maglie alte. Vi ricordo che trovate tutto riepilogato scritto sul mio sito, vi lascio il link sotto al video nell'info box. Lavoro tutti gli spazi e in questo giro chiudo con una maglia alta nella terza catenella. Devo fare altri 2 giri, quindi vado in sostanza adesso a ripetere il secondo. 3 catenelle, giro il lavoro e lavoro subito una maglia alta qui nel primissimo spazio tra la maglia alta e il primo gruppetto, dopodiché salto negli spazi successivi e vado a lavorare le mie 3 maglie alte, quindi un gruppetto in ciascun spazio tra i gruppetti del giro precedente. Arrivati alla fine,
Lavoro una maglia alta nello spazio qui tra l'ultimo gruppetto e la maglia alta del giro precedente e una maglia alta nella terza catenella. A questo punto devo fare l'ultimo giro di questa sezione granny, questa parte seconda, e vado a ripetere quello che io sul sito ho chiamato motivo granny C. Quindi quello che sappiamo inizia con sempre le nostre 3 catenelle, quindi faccio 3 catenelle e giro il lavoro e ovviamente le mie 3 catenelle corrispondono alla prima maglia alta, quindi a questa maglia qui. Salto direttamente nello spazio tra i gruppetti, quindi in ciascun spazio dei gruppetti vado a lavorare le mie 3 maglie alte, quindi altri gruppetti. E chiudo questo giro lavorando una maglia alta nella terza catenella. Ecco qua, la parte seconda di questo punto combo, ovvero la parte granny, è terminata. Devo quindi riprendere la prima parte, quindi lavorare questi 3 giri di maglie alte. Semplicissimo, perché non devo fare altro che, ovviamente 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta, dopodiché vado a lavorare una maglia alta in ciascun punto, quindi è facilissimo. E a questo punto vado a fare altri 2 giri di maglie alte avanti e indietro, sempre partendo con 3 catenelle e lavorando una maglia alta sopra ciascuna maglia alta. Terminata con i 3 giri di maglie alte la parte 1, ovviamente dovremo rifare la parte 2, la parte granny, con questi 5 giri col motivo granny. E quindi poi ripetere parte 1 e parte 2 fino all'altezza desiderata, ovviamente rispetto al progetto che vogliamo realizzare. Come avete visto è molto semplice, questa combinazione di punti è molto versatile e lo scoprirete nei tutorial che ci saranno con questa bellissima combinazione di punti. Quindi assolutamente alla portata anche delle super principianti che hanno già un po' di dimestichezza con la catenella e la maglia alta, che sono dei punti base e l'uncinetto, e quindi davvero alla portata di tutti. Spero quindi che questo video vi sia piaciuto e che vi sia utile. Vi ricordo che esistono ben 2 playlist dedicate sia alla scuola di uncinetto che alla scuola di punti. Vi lascio i link sotto il video nell'info box e io come al solito vi lascio all'end card, sempre tanto love e vi aspetto al prossimo video. Ciao!